Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Due ex Geffini sono tornati insieme ma non convincono tutti. C'è infatti chi li accusa di avere solo degli interessi, lui sbotta sui social. Il loro rapporto è stato alquanto altalenante per mesi e in moltissimo speravano di rivederli insieme come coppia. Nel periodo che sono rimasti separati hanno avuto modo di riflettere sulla loro storia d'amore ed entrambi hanno capito di provare ancora dei sentimenti, infatti hanno deciso di concedere un'altra possibilità alla loro chiacchierata relazione. Fino a qualche settimana fa la loro storia d'amore sembrava essere chiusa definitivamente, ma i loro tantissimi fan non avevano mai smesso di sperare nella loro riconciliazione. Hanno riflettuto davvero a lungo prima di lasciarsi andare, ma già da un po' era chiaro a tutti che sarebbero tornati insieme. Di chi si tratta? Di Mirko Brunetti e Perla Battiero, nei giorni scorsi fuori dal Grande Fratello si sono lasciati andare a baci e tenerezze e hanno ufficializzato il loro tanto atteso ritorno di fiamma. Entrambi sono apparsi molto emozionati e felici, dovranno però attendere che lei esca dalla casa più spiata d'Italia per recuperare il tempo perso e godersi il loro amore. Eppure la coppia non ha convinto tutti, in molti non hanno notato un vero coinvolgimento durante il loro ultimo confronto e c'è chi pensa che siano tornati insieme per interesse, per aumentare la loro visibilità e guadagnare altro denaro. Perla e Mirko insieme per interesse? L'ex Geffino rompe il silenzio sui social. La loro storia d'amore era giunta al capolinea la scorsa estate a Temptation Island, grazie al Grande Fratello però si sono ritrovati e hanno capito di essere ancora innamorati. C'è però chi pensa che si siano riconciliati per interesse, dopo aver letto varie critiche l'ex Geffino si è lasciato andare ad uno sfogo social. Tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram Mirko Brunetti ha rotto il silenzio e ci ha tenuto a precisare che lui è una persona che accetta le critiche. Non gli importa se qualcuno nella vita possa credergli oppure no, pensa però che alcune persone scambiano l'informazione con la diffamazione ed è una cosa orribile perché sta ricevendo parole davvero brutte e piene d'odio. L'ex Geffino ha aggiunto. Nel momento in cui si parla di falsità, di contratti, di soldi, di complotti, allora quella diventa diffamazione, soprattutto nel momento in cui viene data per certa la cosa senza prova. Il fidanzato di Perla Battiero ha continuato dicendo che questo accanimento nei suoi confronti non lo fa stare bene, per lui è una forma di bullismo nei suoi confronti. Ha poi invitato i suoi affezionati fan a non credere a certe illazioni e falsità e ci ha tenuto a ribadire che lui ha la coscienza pulita.